Un saluto a tutti e bentornati su Zack Factor. Eccoci qua con Gears of War 3. Siamo nei panni di Cole, sempre col berrettino al rovescio. Non sembra sicuro. Adesso stiamo andando verso lo stadio a cercare altri sopravvissuti o provviste. Non lo è per niente. Muoviamoci! Stato divertente. Senti, sacco lo schifo. Andiamo a vedere se qualcuno ha bisogno di una mano. Già, direi che hanno bisogno di rinforzi. Abbiamo quasi finito già le munizioni del Lancer. Merda. Mostri davanti a noi! Come mi sacco lo schifo. Non è morto. No, è morto. Meno male. Indietro! Altri splendenti! Eliminate lo storm! C'è stato pericolo! Andiamo a parlare con quei simpaticoni! Sì, non vedo l'ora. Non siamo molto diversi da loro, Demon. Tutti cerchiamo di fare del nostro meglio. Mia! Che bello. Schifoso splendente. No! Troia, ma che cazzo! Ehi, non sparate! Siamo dalla vostra parte! Povero cazzo. Scusa. Ma che sorpresa! Buongiorno! Salvati dagli incredibili uomini corazzati. Dovreste mostrare un po' di gratitudine. Il vostro sarcasmo è davvero monotono. Non ci fate caso. Gli hanno rubato l'orsacchiotto da piccolo. State tutti bene? Sì, grazie per l'aiuto. Vi dobbiamo un favore. Ehi, tu sei Augustus Cole, vero? Coltrane, che ci fai da queste parti? Ehi, mi sorprende che ti ricordi di me, baby! Siamo di passaggio, cerchiamo cibo. Se ne avete, lo apprezzeremo davvero molto. D'accordo, venite. Niente cibo, ma abbiamo qualcosa che potrebbe interessarvi. Volevo dire provviste. Mitico Paul. Per fortuna indosso l'elmetto. Di qua, gente! Ehi, siamo diretti allo stadio. C'è niente che dovremmo sapere. Coltrane! Accidenti! Beh, non è vuoto. Questo potevamo immaginarlo. Diciamo che il boss non è esattamente fan dei COG. Fareste meglio a fare una deviazione. Beh, dove ci sono persone? Ci sono provviste. Ehi, tu sei Coltrane! Forse sei in grado di fare qualche miracolo a Novere. È ancora casa tua. Buffo come spuntino splendenti non appena si vedono i COG. Deve essere un fan club. Sai chi è quello grosso, vero? Allora, cosa avete per noi? Shampoo? Balsamo? Un bavaglio per il mio amico? No, solo munizioni. Sul retro. Questo è il genere di shopping che mi piace. Wow, sei davvero tu, Coltrane? Una celebrità. Ci sarà un secchio dove posso vomitare? Ecco qua. Manca solo un fiocchetto. Michaelson solo sarà un fiocchetto. Molto contento. Ben fatto, Cole. Davvero generoso, signora. Lo apprezziamo molto. Non c'è di che, Coltrane. Già, pare che i tuoi fan ti adorino. Perché mi hanno insegnato le buone maniere. Bayer da KR-70, abbiamo un carico di munizioni per voi. Qui KR-70, ricevuto.
Fate attenzione, ragazzi. C'è un tizio sul Centennial Bridge che spara a casaccio da una torretta. Noi ci teniamo alla larga. Mi raccomando, guardatevi le spalle. Qua? Oh, fidati. Io me le guardo in continuazione. Passa e chiudo. Ok, prossima fermata a Cougar Stadium. Mi sento fortunato. Oh, sono arrivati al Cougar Stadium. Rinfrescami la memoria, Cole. A cosa giocavi? Hockey femminile, per caso? Hockey femminile. Nel caso non lo sapessi, Mert era tifoso degli Sharks perché non ne capiva nulla. E continua ancora a lamentarsi. Non vero, Old Father. Arbitro cieco. Ai. Ah, merda. Il cancello è bloccato. Oh. Ma rompete il lucchetto. Ehi, Baird, hai una pinza? Sì, un attimo. Gente, i baccelli subito. Oh, ma... Oh, è andata giù. Oh, esploso. Meno male. E ancora. Oh. Wow. Meglio tenersi alla larga. Controlliamo lo stadio e poi ce ne andiamo da questo posto. Ci voleva tanto. Minchia, fatto farlo prima. L'uomo della partita. Qua c'è un maiale morto. È ancora un eroe. Già, quei barboni non hanno neanche fuso la sua statua. C'è ancora la sua statua, ma che roba. Cole, Trey! Merda, sei proprio tu! Wow! Cole, che ci fai qui? Amico, non sei cambiato di una virgola! Ehi, finalmente sei tornato a casa! Non possono tenermi lontano per sempre, Davy. Volevo solo vedere se è tutto come l'ho lasciato. Ti fai una birra con noi? È roba buona! Vi ringrazio, ma sono ancora in servizio. Ci servono provviste. Le avete per caso? Meglio chiedere al boss. Ti possiamo portare da lei. Ho sentito che non è proprio una mia fan. Ah, ma ti ascolterà. Tu sei Coltrane. Ehi, Coltrane non si ferma mai. Ciof, ciof. Gli Stalk stanno entrando nello stadio. Mettetevi al riparo. Bene. Facciamo un livello superiore. Baird, Sam, occupatevi del pian terreno. Devo aiutare i nostri amici. Vai. Un altro di quei cosi grossi. Forza, dai, che sta andando, è andato. Già, hai ragione sugli odori che non se ne vanno mai via. Povero Paul.
Coltrane, vuoi lasciarla a qualcun altro quella palla? Prenditi una pausa! Ascolta, amico, ora tocca a noi! Cougars, Cougars, alla vittoria! Avete fatto un casino sul mio territorio sacro! Pessima idea! Ehi, sto per farvi tu, figli di puttana! Wow! Grande Cole! Mamma mia! Dai! Il coglione. Cole, tutto bene? Train è sempre in forma, baby! Quel movimento l'ho usato per la prima volta in finale contro gli Eagles. Ovviamente, quegli stronzi non esplodevano. Sì, sei ancora bravo. Ora andiamo a parlare con la regina dei barboni. Regina dei barboni. Mamma mia, il numero uno, Paul. Il numero uno. Gli splendenti ci hanno attaccato. La nave è stata abbordata e abbiamo bisogno di supporto. Ripeto, siamo sotto attacco e richiediamo assistenza immediata. Oh, cavolo. Questo cambia i piani per la cena. Cola KR-70. Dobbiamo raggiungere la nave. Qui KR-70. Negativo, Cole. Gli splendenti stanno facendo un casino sulla Sovereign. Attendete. Ricevuto. Ok. Grazie. Vediamo se il boss riesce a farci tornare sulla nave in qualche altro modo. È stato bello finché è durato. Ah, merda. No, è colpa vostra! Quelle bestiacce ci avevano lasciato in pace finché non vi siete presentati. Signora, la nostra nave è nei guai. Dobbiamo rientrare al più presto. Avete un mezzo di trasporto? Come no? Ecco le chiavi del mio yacht! Sentite, COG, siete soli! Andatevene finché siete in tempo! Simpatica. Presto, muoviamoci! Andiamo di sotto e apriamo il cancello posteriore! Dobbiamo evacuare i civili! Merda, dobbiamo arrivare al ponte! La Sovereign ci passerà sotto! D'accordo, d'accordo. Potremo prendere il controllo di quelle torrette. O calarci sulla nave quando sarà sotto di noi. La teleferica che porta al ponte funziona! Sì, ma vi do un consiglio. Dimenticatevi del ponte. Ci sono degli arenati da cui è meglio tenersi alla larga. Beh, ci toccherà rischiare. Dobbiamo tornare sulla nave. Fate come volete. Per me non fa differenza. Cole, sembra che sappiano come uscire. Io pure, da questa parte. Ok ragazzi, per questo video è tutto, nel prossimo raggiungeremo il ponte. Un saluto a tutti e alla prossima ragazzi.